Ciao a tutti, il mio nome è Demo93 e in questo video vi faccio vedere quello che era il mio aereo preferito di livello 4, cioè l'F2A, o meglio noto come Buffalo. Allora, il Buffalo è un aereo molto molto buono, anche se non è agile, non è, cioè, a livello statistico come l'F3F non è granché, però ha un motore buono, dei cannoncini da 20 metri veramente buoni, una resistenza molto ai danni molto maggiore grazie ai 160 punti vita, possibilità di portare le bombe che sono sempre le stesse. Ma vabbè, è irrilevante alla fine. Detto ciò, proviamolo. Oh, ho perso la battaglia per un pelo. Vabbè, non importa. Ci sono tanti livelli 2 e livelli 3, quindi si farà quello. E sì. Contro gli Zero, che erano in effetti i rivali numero uno di questo aeroplano storicamente. Anche se, oddio, ha fatto la sua fama è più che altro nel fronte russo, perché molti finlandesi ce l'avevano, è tipo un asso finlandese, ha 80 bersagli confermati, 80 uccisioni aeree confermate, qualcosa del genere. Quindi, nonostante gli aerei russi erano tecnicamente forse superiori, perché erano più nuovi, F2A si era difeso bene. Ok, sono il caccia migliore presente. Quindi andrò subito in centro. Mi alzo un pochettino, mi guardo intorno. Sì, è molto. Si vede molto il mio problema, ma l'ho dipinto così apposta, cioè, ha tutta una storia dietro. Vedo degli aeroplani. Lo Zero, finalmente. Non sembra armato, sembra ancora quello precedente, cioè quello standard, quindi a tipo 60 qualcosa punti vita. Niente di terrificante. Ho distrutto due aeroplani con una spesa di 7 punti vita persi. E adesso mi allino per il terzo. No, scherzavo. Anche se, oddio, prendere lo zero forse sarebbe meglio. Però, questo è esattamente davanti al mio naso. Lo faccio allontanare un po' perché ho bisogno di un pochino più di spazio per mirare. Credo che adesso si sia visto abbastanza bene perché è il mio preferito. Pensavo l'avessero nerfato a morte, invece è come era un tempo. Il mio bello. I nemici non sembrano troppo interessati a me, però adesso che ho quattro uccisioni hanno un po' cambiato le idee. Wow! Meno male che ho ridotto la velocità in tempo. Probabilmente l'avrei ucciso lo stesso, perché questo aereo qua è molto resistente ai danni. Però oddio, preferisco non rischiare certa cosa. Devo capire bene che aeroplano ho in coda, o me. Una R80, stavo dicendo una R80. Sì, ho un volo di linea dietro. Vabbè, parte questo fail da universitario. Che sì, studiando aerospaziale studio anche gli aerei di linea. Ogni tanto mi può scappare certe cose. Se mi scappa, perdonatemi, non era voluto. Ah, questo aereo non si vuole scrollare. Quindi userò la mia resistenza, un po' di vecchi trucchi del mestiere, tipo manovrare abbastanza senza avere un senso logico. Cioè, non conta muoversi in modo preciso, basta solamente muoversi un pochettino, che così l'avversario non ha modo di mirarti. Adesso dovrebbe essere praticamente fuori range.
E adesso mi dirigo verso la mia bella base con il mio bel boost. Come vedete ormai che è tanto lontano, i proiettili normali non mi fanno poco niente. Vado dritto per la mia strada. Mi ha disingaggiato perché non vuole andare sulla mia base, giustamente, però. È stato distrutto. Speravo di distruggerlo io, ma non importa. Ci sono solo terraplani. Due TSH1, un AR-68, nettamente inferiore al mio aeroplano. Quindi probabilmente farò incetta di uccisioni quest'oggi. Arrivo a 9, forse no. Dipende tutto da come mi muovo adesso. Spero tanto di sì, non perché ne abbia bisogno, ma per soddisfazione. 9. Devo dire mica male. Il mio povero team non ha fatto niente di eccezionale perché erano 3, 3, 6 e 3, 9. Ne erano rimasti 1, 2, 3, 4, 5. Il mio team ne ha uccisi 6 da solo. Cioè io da solo ne ho uccisi 9, il mio team completo ne ho uccisi 6. Ma vabbè, può capitare, avendo molta esperienza non mi stupisce. Poi un aeroplano con cui mi ci trovo molto bene, che ho molta esperienza. Forse è il mio livello 4 con più. No, forse non è quello con che ho con più battaglie, però oddio. È quello con cui mi sono sempre trovato bene. Sembrano battere al 2-3-4, sì. Stavolta mi sembra abbastanza più sfidante, perché sono 2P36. Qualche livello 3 in più. Sotto il fianco, a parte qui non è niente, non devo preoccuparmi più di tanto. Non so se farò anche qua nuove uccisioni, però oddio. Se mi ripeto non sarebbe affatto male. Però non è detto. Sicuramente diventa difficile se il nemico si scontra. Ma può benissimo capitare, eh. Come avete già visto, non è la. È relativamente comune scontrarsi all'inizio. Ok, essendo il caccia migliore della mia squadra, controllo e scelgo il bersaglio oculatamente. Dal momento che non vedo i P36, faccio il bullo, distruggendo quel povero Ango 192, e senza decelerare vado a inseguire subito questo caccia che sembra AFK, anche se lo è, come ho già detto, non preoccupatevi, non è un male distruggere. Avversari che non sono ancora collegati, non badano. Perché possono sempre tornare, casualmente possono tornare mentre gli state scappando e vi possono uccidere mentre andate via. A me è successo già una volta. Ok, lì c'è un P36 con le mitragliatrici. Che boh, all'inizio è così, però. Come vedete, gli ho fatto un po' di danni, niente di eccezionale, però adesso mi allineo subito.
Adesso farne fuori 9 diventa sfidante perché sono solo 5, io sono a 4. Quindi diventa difficile a livello matematico. Perché la probabilità che uno venga abbattuto da un amico è tanta. Infatti uno si è schiantato, quindi al massimo arriva a 8. Qui c'è un nemico danneggiato che non vado, non cerco di prenderlo, P23, però ne ha due, ognuno dietro, uno davanti. C'è un triangolino, quindi lì ci sarà il tandem, che abbiamo già incontrato. È carino, cioè nel senso, carino. È un buon aeroplano, che sia carino è un altro discorso. L'ho usato relativamente poco il TSH Tandem. Però ha tipo due bombe belle grosse, un mitragliere buono e un motore buono. E poi ha quattro mitragliatrici tipo quello del TSH3. Ah, solo assist. Dov'è? L'avevo visto, da qualche parte. Starò giocando a nascondino. Ma non importa, tanto abbiamo vinto. Non penso che un Focke-Wulf 57 si abbia di distruggermi. O forse distruggere. Se distrugge quel bersaglio, forse ho tempo per prenderlo. No, non l'ho distrutto e non c'è più tempo. Beh, ne ho fatti fuori in totale 13. Numero non troppo fortunato, però oddio, va più che bene. Dopo queste belle partite mi sono molto piaciute. Vabbè, anche l'aeroplano, essendo fatto che l'aereo ti piaccia, sicuramente aiuta. Detto ciò, per oggi pomeriggio è finita e stasera registrerò i video sui livelli 5 che probabilmente saranno caricati verso la notte. Alla prossima!